Sono stati tanti i volontari dei gruppi della Protezione Civile Canavesana e non, che nella mattinata di sabato 4 dicembre si sono dati appuntamento al Santuario di Belmonte. È stato questo il momento per partecipare, in presenza, alla Santa Messa Natalizia, che ha coinvolto i componenti di quella che è un'associazione da sempre in prima linea e capace, con il proprio operato, di essere a disposizione del territorio ogni volta che ce n'è bisogno. A celebrare la funzione è Don Ezio Magagnato, promotore tra l'altro del primo giubileo della Protezione Civile, che si è svolto nel 2020. Oltre a rappresentanti di diverse realtà territoriali della provincia torinese, anche alcuni amministratori del Canavese, tra i quali i sindaci di Valperga, Busano e Feletto, nonché la polizia locale frettese. Dopo la cerimonia nel santuario, i presenti si sono spostati sino alla Croce degli Alpini, che sorge a poche centinaia di metri, per la deposizione di una corona d'alloro.